Ciao a tutti, sono Sandro Tognazzi e vi voglio raccontare l'incubo che ho avuto quando sono stato ricoverato all'ospedale perché quando ho avuto l'ictus. Di notte mi sembrava che mi mettessero in una cassa di ferro e vedevo che alcune persone, perché sentivo solo le voci però non li vedevo, abbassavano la copertura della cassa in metallo bianco per mettermi dentro. Io ho cominciato sono saltato fuori dal letto che avevano messo anche le sbarre laterali. Ho preso il bastone e ho cominciato a camminare, così mi è stato detto, per il corridoio. E guai se qualcuno cercava di fermarmi perché davo le bastonate a chi trovavo. Alcune infermiere si erano chiusi in una camera e mi dicevano: "No, vieni qui, entra, entra." Io ho detto: "No, io non entro perché io voglio andare in casa. Datemi un pannolone, quello che volete, e poi penso io a rubare una macchina e andare a casa." "No, no, vieni qua." E sono riusciti, non so come, mi hanno disteso sul letto e mi hanno messo la camicia di forza. Poi qualche giorno dopo mi ero strappato tutto il pigiama e nel sogno dicevo: "Ma come mai che in questa casa non c'è una forbice, un coltello, oppure un accendino anche, che io brucio queste corde che mi sono state messe e mi libero?" Solo che quando mi sono ripreso, era passato un giorno o 2 giorni, adesso non mi ricordo, avevo paura che questo mi succedesse ancora, specialmente di notte, che erano gli infermieri che mi mettevano in questa cassa. Allora di notte non dormivo, stavo sempre sveglio, mentre di giorno dormivo. È venuto qualcuno a trovarmi, dei colleghi, così ho detto: "State attenti che quelle persone sono delle persone cattive." E loro si sono anche un po' impressionati perché non capivano per quale motivo le dicevo questo. Poi gli ho spiegato quando sono guarito e tutto la cosa, questo incubo che mi era venuto, ma ho fatto 3 o 4 giorni che non dormivo di notte e dormivo solo di giorno, fino a quando ho visto il capo infermiere e glielo ho detto, e lui ha detto: "Ma mi hai fatto spaventare quella sera con quel bastone lì che continuavi farlo andare da tutte le parti." Poi non ho capito come riuscivi a camminare, perché io sono rimasto alcuni mesi in carrozzina. Tu ti attaccavi alle sbarre che ci sono nel corridoio e continuavi a avanzare con il bastone. La cosa è molto più lunga, comunque mi fermo qua. Vi saluto e ciao a tutti.